Bene, mi sembra che abbiamo completato il ciclo, no? Siamo arrivati alla vita quotidiana delle popolazioni, abbiamo messo insieme ambiente, lavoro, salute collettiva, attivismo sociale, 360 gradi. Allora, adesso c'è qualche minuto, se ci sono delle domande o degli interventi, io sapevo già che c'era l'ospite che voleva intervenire, quindi vieni qua. Chi deve fare la firma per gli ECM? Lo faccia velocemente perché poi chiedo di andare via e se poi magari mi portate il portafoglio così firmo anch'io e sono a posto. Prego. Interventi brevi? Sì, sicuramente. Io volevo solamente scusatemi, Maurizio Loschi di Gran Savona. Volevo ricollegarmi all'intervento di Marcello Paragi, perché anch'io ho ricevuto una mail che in anticipo sul convegno accusava di essere un evento autocelebrativo nel quale i soggetti ormai di una certa età si raccontavano il passato e se condividevano. Ora io credo che se avesse avuto la decenza di venire a partecipare si sarebbe reso conto che è un giudizio non solo pregiudizievole, ma completamente sbagliato. Praticamente tutti gli interventi hanno collegato quello che è stata l'esperienza passata di medicina democratica con la situazione attuale, anzi in un'ottica di prospettiva, di lavoro in futuro, di miglioramento dei risultati ai quali ci mettiamo, per cui io non ci ho trovato veramente nulla di autocelebrativo, anzi, al contrario, ho visto che c'è stato un ripassare i principi della democrazia per andare a vedere cosa significava democrazia soprattutto sui posti di lavoro negli anni 70-80 quando si parlava di partecipazione, ma si parlava anche di strutture rappresentative dei lavoratori dove tutti erano eletti e tutti erano eleggibili e non può non essere visto in conflitto con la situazione attuale dove all'interno dei posti di lavoro i lavoratori non sono più liberi di eleggere le proprie rappresentanze perché sono vincolati da una serie di norme decise dai sindacati maggiormente rappresentativi ma che impediscono di fatto un esercizio della democrazia reale, così come sono stati ripassati i principi su cui abbiamo lottato fino a ieri per la tutela della salute, per cui ricordare MAC Zero, ricordare l'obiettivo della chiusura dei siti inquinanti e la priorità della salute rispetto agli altri temi non può non essere collegato a delle realtà attuali. Io cito per tutte la realtà dell'Ilva di Taranto, non solo per parlare di quei decreti salva Ilva che poi, anche se in un primo tempo sono stati giudicati legittimi, hanno avuto diverse critiche di anticostituzionalità, ma proprio per il fatto che si sta creando un dualismo tra scegliere se vogliamo la salute o se vogliamo il lavoro, che è assolutamente inaccettabile. Noi vogliamo sia la salute che il lavoro, però facendo attenzione perché lavoro non vuol dire automaticamente quello che c'era e nelle medesime condizioni che c'era. Per cui non trascuriamo entrambi gli aspetti, ma con l'occhio aperto, facendoci ingabbiare dalla logica che pur di sopravvivere, perché per sopravvivere abbiamo bisogno di lavorare e guadagnare, allora dobbiamo finire con l'accettare cose che sono assolutamente inaccettabili, anche perché mettono in discussione non solo la nostra salute come lavoratori che ci lavoriamo dentro, ma anche quella delle persone al di fuori. E infine un ripasso dei principi giuridici dove si parla di nesso di causalità, che adesso in tante sentenze viene rimesso in discussione anche rispetto alle stesse patologie tabellate. E non tanto per il giudice che decide di, quanto per i consulenti che vengono chiamati dal giudice a fare il CTU, che ti dicono sì è vero, ma questo riguardava una realtà di tanti anni fa, quando l'esposizione era massiva e c'erano i grandi numeri, oggi la situazione è cambiata, per cui dobbiamo andare a ridefinire non solo il nesso di causalità, ma anche l'esposizione e anche la patologia, che quando in realtà, essendo tabellate, dovrebbe essere un passo avanti e semplificare la vita dei lavoratori che rivendicano un riconoscimento della patologia professionale. Per cui voglio introdurre una cosa come novità
sulla quale chiedo a tutti di riflettere, perché penso che come medicina democratica dovremmo prima o poi intervenire anche su questo. Qualcuno ha citato la privacy. Oggi sembra che la privacy sia il principale problema delle persone. In realtà la privacy è continuamente annullata, non solo nella vita comune, dove se non accetti di rinunciarvi non ti danno nessun tipo di servizio, ma sono sempre più numerosi i casi nei quali come sindacato dobbiamo intervenire a difendere dei lavoratori che vengono molto spesso licenziati perché l'azienda, sospettando che questi possano abusare, dal suo punto di vista, di un beneficio, quale quello previsto dalla legge 104, li manda l'agenzia investigativa che li va a pedinare nella loro vita quotidiana, poi fa il suo resoconto all'azienda, la quale li licenzia. Ora, io non metto in dubbio che ci possa essere qualcuno che abusa o che utilizza male, ma trovo assolutamente inaccettabile che possa essere consentito alla controparte, all'azienda, di avere un atteggiamento del genere sulla base di un suo sospetto. Per cui nel momento in cui mi vengono a seguire possono venire a conoscenza di tutta una serie di particolari della mia vita privata, le mie abitudini sessuali, se tradisco la moglie, che cosa faccio, eccetera, e poi utilizzare questi elementi per ricattarmi, per impedirmi un'attività sindacale, cioè non ha proprio, è inaccettabile. E quando negli anni 60 lo faceva a Fiat di Torino, il movimento operaio alla sinistra e tutti sono esplosi dicendo che era assolutamente inaccettabile. Oggi, senza che neanche sia previsto dalle norme, perché nella 104 non c'è scritto come deve essere esercitato questo beneficio, in quante ore, se deve coincidere o meno con l'orario di lavoro, perché non effettui, perché, per dire, facevi la notte, allora devi assistere la persona di notte. Anzi, l'INPS ha fatto la circolare che dice che assolutamente non è così, non è necessaria questa condizione. Poi però la magistratura avalla il licenziamento di quelle persone condannate sulla base di questi elementi. Ecco, io lo pongo all'attenzione, credo che proporrò qualcosa anche attraverso il sito, il forum, cose del genere, e mi piacerebbe che qualcuno che ha una maggiore competenza rispetto a me desse il suo contributo per affrontare questa tematica. Vi ringrazio. Grazie moltissimo, prendiamo nota, poi passeremo tutte nelle mani del Presidente per la futura programmazione delle attività di medicina democratica su questo tema fortemente ambivalente, tra tutela e violazione dei diritti, fortemente ambivalente. Prego. Io sono Carla Travagna, di Medicina Democratica di Novara. Ho incontrato Luigi Mara nel lontano 68 quando entrai all'Istituto Donegani, e volevo mettere in evidenza solo due punti che sono stati in parte affrontati dagli interventi, ma mi premeva ripuntualizzare. Uno è il discorso della ricerca. Allora, noi abbiamo vissuto, io personalmente, ma anche tutto il Consiglio di Fabbrica, come diceva già in parte Perini questa mattina, proprio su queste tematiche l'incontro col Consiglio di Fabbrica di Castellanza, dove dall'esperienza operaria, della ricostruzione dei cicli, del sapere operato, quindi della messa in discussione delle impiantistiche, delle condizioni di lavoro e di salute in fabbrica, si è arrivati a contestare anche la qualità del prodotto e lo stesso prodotto. E questo è stato un dato fondamentale che ci ha portati, per esempio, a realizzare nel 1978 al Donegani di Novara, che allora era il centro di ricerca centralizzato di Montedison, poi Montedison aveva tutti i centri di ricerca nelle varie realtà produttive. Questo grosso convegno in cui parteciparono tanti consigli di fabbrica, università, anche di altri settori, non solo quello chimico, noi denunciavamo queste cose, ci chiedevamo dove stava andando la ricerca industriale e ponevamo soprattutto un percorso alternativo che si concretizzò nella piattaforma dei grandi gruppi del 77, dove insieme a Luigi si scrisse delle richieste relative al discorso dei cicli produttivi, sulle emissioni, sul risparmio energetico, insomma tutte cose che allora vennero presentate come piattaforma,
fino per esempio alla piattaforma dei fanghi rossi che venivano sversati in mare Scarlino, su cui si proponeva con delle ricerche fatte da Megani il recupero e una produzione di chimica. Ecco, questo è un altro aspetto fondamentale che stava dentro a quel filone e che ha raggiunto questi livelli. Quando stamattina si parlava di licenziamento del consiglio di fabbrica, perché? Perché noi chiedevamo le informazioni, allora si chiedeva le informazioni su dove andava l'azienda, e l'azienda non ce le voleva dare, e diceva è un segreto. Allora noi facevamo un lavoro di gruppi di lavoro con i lavoratori che non solo misero tutte le informazioni su cosa facevano, ma misero in evidenza le criticità di come venivano gestite le loro ricerche, dove si chiudevano ricerche produttive, dove si chiuse nel 77 le ricerche sul fotovoltaico e tutte le ricerche sulla chimica fine a vantaggio dei gruppi delle multinazionali straniere. E infatti si distrusse la chimica italiana, la chimica di fine che non decollò e anche la chimica di base che c'era. Questo è l'aspetto. L'altro aspetto che in parte è stato affrontato, come vorrei sottolineare, è il filone, chiamiamolo così, giuridico. Allora, l'originalità dell'esperienza di Castellanza su questo aspetto è stato dopo la sconfitta che ammazzò le vertenze dei grandi gruppi, c'era cioè Fiat, Montedison, rimasti però soli in un panorama che stava cominciando ad andare in un'altra direzione. Furono espulsi dalle fabbriche, furono le liste di prospezione, furono espulsi i delegati e gli invalidi. Fu la FIA, fu in tante realtà Montedison, fu licenziato tutto il consiglio di fabbrica di Castellanza, poi i lavoratori. A differenza di altre realtà, il consiglio di fabbrica percorse la via legale e i licenziati della Montedison rientrarono in fabbrica accompagnati dai carabinieri, perché vinsero tutte le vertenze che fecero. E questo è un altro aspetto che va focalizzato, da cui deriva anche un filone di cambiamento, di tentativo di innescare anche sul piano legale dei cambiamenti e delle cose politiche. Grazie. Continuiamo il intervento, purché sia breve, prima delle conclusioni. Sono Maria Carla Baroni, responsabile territorio ambiente e salute del Partito Comunista Italiano Lombardia. Io chiedo a Medicina Democratica di affrontare in modo molto approfondito e molto propositivo il tema stravolgente della nuova schiavitù che le tecnologie, l'automazione e gli algoritmi stanno imponendo a lavoratori e lavoratrici, che impediscono ai lavoratori e alle lavoratrici e alle loro organizzazioni di contrattare qualunque cosa che riguarda l'organizzazione del lavoro, l'organizzazione degli orari. Schiavitù che con le modalità attuali viene imposta nel luogo di lavoro e anche nel resto della vita delle persone. Grazie, molto importante. Marco per le conclusioni. No, solo per un saluto. E per confermare una cosa, cioè che Medicina Democratica c'è, dopo 40 anni c'è, ovviamente come diceva Palagi il contesto è cambiato, siamo cambiati anche noi, ma la barra è sempre in quella direzione ed è quella che ci ha insegnato anche Luigi Mara, in particolare il collettivo di Castellanza, che è soprattutto quella, non essendo noi un movimento di massa, nel senso se facessimo una manifestazione non ci noterebbero granché, ma abbiamo accumulato tali e tante esperienze. Chi fa parte di Medicina Democratica ha sostenuto, ha lottato, ha fatto ricerca e quindi è in grado di supportare molte di quelle realtà che cercano delle risposte, che sono disponibili a lottare e che cercano un sostegno sia dal punto di vista tecnico, di supporto, di conoscenza e in alcuni casi anche di carattere giudiziario, per cui se il sollecito che è stato appena fatto dietro c'è che gli schiavi non vogliono essere più schiavi,
quindi se c'è qualche Spartaco sicuramente Medicina Democratica aiuterà Spartaco ad andare nella direzione giusta per superare questo tipo di situazione, che ovviamente è la novità che rende difficile ogni qualunque attività attualmente sotto questi temi che abbiamo dibattuto oggi. Grazie. Grazie. Io saluto tutti, ringrazio e ringrazio anche personalmente, perché se 40 anni fa io ho deciso di fare Medicina del Lavoro, il ringraziamento va proprio a quello che allora Medicina Democratica, Luigi Macacari, eccetera, scrivevano, io studiavo e poi ho provato a fare.